Un nuovo progetto rivolto ai giovani caregiver della provincia. Si tratta di CareLine, lanciato grazie al sostegno della Fondazione Carisap di Ascoli, dalla cooperativa sociale Lella 2001, la cooperativa sociale Bemal Servizi e l'associazione Amici nella Natura. L'iniziativa affronta con determinazione la sfida dei giovani caregiver, adolescenti e ragazzi che quotidianamente si prendono cura di un familiare fragile affetto da patologie o temporaneamente in condizioni di disabilità. Attraverso la collaborazione di realtà territoriali sensibili operative nel campo della cura e del benessere delle persone fragili, questo progetto offre sostegno e assistenza a coloro che dedicano parte della loro vita a fornire aiuto emotivo e pratico ai propri familiari. L'iniziativa è stata presentata nella nuova sede della cooperativa Lella 2001 in via Pasubio a San Benedetto del Tronto. I caregiver giovani sono tutti quei ragazzi che si trovano in una situazione di convivere con un familiare che ha una patologia, che può essere una patologia psichiatrica, una patologia fisica, sia permanente ma anche temporanea. Quindi pensiamo a tutte quelle situazioni familiari dove all'interno c'è una persona che temporaneamente combatte contro una patologia e quindi deve mettere in stand-by la propria vita e occuparsi della propria salute. A questi giovani cosa succede? Succede che devono mettere anche loro in stand-by la propria adolescenza e quindi le proprie prospettive future, il lavoro, tendono ad avere un certo grado di isolamento sociale e quindi noi vogliamo andare proprio a prenderci carico di queste persone, proponendo dei percorsi individualizzati, facendo, in modo da metterli anche in contatto tra di loro, ma anche in contatto con associazioni che si occupano di alcune patologie, questo per farli uscire dall'isolamento, per permettergli di, continuare con la propria vita, di, farli, insomma, promuovere un certo benessere fisico e mentale che l'isolamento e le preoccupazioni date dalla situazione familiare potrebbero dare. Il territorio di riferimento del progetto è la provincia picena, con particolare attenzione ai comuni di Ascoli, Acquasanta, Spinetoli, Castorano, Montebrandone, San Benedetto e Grotta a Mare. A selezionare i caregiver da inserire nel progetto sarà una care navigator. Quello di cui ci occuperemo è appunto fare un'introduzione attraverso dei colloqui per sapere quali sono le necessità individuali e poter strutturare dei percorsi appunto individualizzati per poter dare un supporto a livello socio-psicofisico attraverso tutti e tre gli attori che parteciperanno all'intero excursus e possibilmente oltre a fare questo sostegno a livello educativo, a livello psicologico, ci occuperemo anche di dare delle informazioni per poter creare una rete di sostegno, ovvero delle proprie associazioni che possano aiutare anche a strutturare le giornate, collaborare con questi adolescenti che si occupano dei propri familiari. Al contempo cercheremo di sensibilizzare il territorio e attraverso la collaborazione con le altre organizzazioni faremo anche dei laboratori come quello di musicoterapia per poter permettere anche l'espressività di ciò che si sente perché non sempre a parole si riesce. Fondamentale, come detto, il sostegno della Fondazione Carisap. Quello che a noi interessa come fondazione è di continuare appunto questo supporto alle attività di queste associazioni, perché le istituzioni, e parlo non solo appunto nel campo amministrativo, del patrimonio, della cultura, della salute, non riescono quasi sempre a tenere dietro a tutte quelle che sono le esigenze nuove e anche sempre presenti nel tessuto del nostro territorio. Per cui le associazioni del terzo settore hanno un ruolo assolutamente importantissimo.